La più bella. Si chiama Giulia Fontana, ha 21 anni, è duzzano e sogna di diventare magistrato, ma per il momento si accontenta, diciamo così, di essere la nuova Miss Toscana. Per il secondo anno consecutivo sarà una ragazza della provincia di Pistoia a rappresentare il Granducato a Miss Italia, manifestazione nel centro della polemica in quanto ancora non si sa quale sarà la sede dell'evento dopo due anni passati a Montecatini. Giulia ha ricevuto gli auguri del sindaco Riccardo Franchi assieme ad alcuni concittadini che non hanno voluto perdere l'occasione di salutare la loro nuova reginetta. La 21enne ozzanese è convinta nel sapere che per ora la sua è soltanto un'esperienza e come tale va affrontata con la massima leggerezza possibile. Sei pronta per questo grande evento che è Miss Italia? Con che spirito lo affronterà? Sono pronta e sinceramente lo affronterò con molta semplicità, nel senso che non mi aspetterò nulla, quel che sarà sarà, speriamo bene e vedremo. Fa più paura a Miss Italia o il test di giurisprudenza? Nessuno dei due, sinceramente. Il test dell'università è molto semplice, o almeno lo spero. Ho potuto studiare un po' in questi giorni, quindi mi sono preparata molto, spero che andrà bene. E Miss Italia anche, speriamo. Per la nostra piccola comunità è un evento importante, ecco, da rendere onore. Pur nonostante oggi, visto il periodo che stiamo attraversando, i valori nella nostra società, siamo convinti siano anche altri, però credo che in un momento come questo sia importante per la nostra comunità e ce ne fa piacere numerosi cittadini intervenuti quest'oggi a questa piccola presentazione, ne sia una dimostrazione. Naturalmente orgogliosi anche i genitori, ma soprattutto il primo fan in assoluto, nonno Luigi. Per un nonno la reginetta è sempre la nipote, perciò è una... Quello non ci pioveva. Ecco, che devo dire, visto che il riconoscimento gliel'hanno dato anche altre persone al di fuori della famiglia, ne siamo sia io che la nonna, ne siamo molto molto ma molto soddisfatti. Sul futuro a Miss Italia Giulia rimane coi piedi per terra, ma il patron di Miss Toscana, Gerry Stefanelli, spera nel gruppo di ragazze toscane. Sono molto fiducioso, Giulia è una bella ragazza, ma tutte le altre ragazze anche, abbiamo una bella squadra e spero che alle prefinali e alle finali di portare alto il nome della Toscana come anche lo scorso anno abbiamo fatto. E nella speranza di vederla con una non diciamo niente per scaramanzia, anche tutta TVL fa gli in bocca al lupo alla nostra Giulia. Spettinata così, buona notte Lili.